Ragazze, allora sono stata fuori Roma qualche giorno, sono tornata ieri sera e volevo farvi vedere degli acquistini che ho fatto in un negozio che prima era un risparmio casa, ora invece si chiama Casa e Casa, insomma uno di quei negozi che vendono detersivi, prodotti per l'igiene personale e anche make up. Vado lì e a un certo punto vedo uno stand sotto un gazebo con tutti i prodotti dell'Astra, che vuol dire da mazza che scoperta, ma io a Roma non ero mai riuscita a trovare niente di questa marca ed ero curiosissima di provarle e quindi ho preso due cosine e il primo che mi piace moltissimo è questo qui ed è un fard, quindi un blush cotto. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosetta. Eccolo qui. Allora, questo è il numero 5 ed è quello più pescato, altrimenti c'era, almeno io li ho visti in 4 colori, un colore molto chiaro, molto tenue, è quello che porto adesso, questo qui, ora non so con le luci, comunque c'era uno molto chiaro che secondo me anche su una pelle chiara come la mia non si vedeva niente, poi c'era un rosa molto freddo, molto chiaro e un rosa freddo un pochino più scuro e niente, questo qui era l'unico un po' più pescato, un po' più caldo ed è molto molto carino. Eccolo qui, è leggermente satinato, vabbè comunque lo vedete sulle mie guance, però se volete, oh fa l'ombra, ecco. Vabbè qui magari non si vede granché, comunque eccolo qui, è molto carino, l'ho messo oggi per la prima volta quindi insomma non vi so dire un granché, però il colore mi piace molto. Poi sempre dell'Astra ho voluto provare questi qua che sono degli ombretti in crema waterproof, si chiama Soul Color Waterproof Eyeshadow e il colore è lo 03, mi piace da morire, eccolo qua, vabbè adesso si è un po', eccolo qui, è una cremina waterproof. Il colore è veramente carino, è un bronzo tendendo un po' al rosa. Vediamo un po', se riesco a farvelo vedere, l'ho usato come ombretto. Molto molto carino. Ah, magari vi dico i prezzi? Non me li ricordo. Comunque il blush mi pare 3,60, 3,90, una cosa del genere. Questo qui, l'ombrettino in crema, 2,90 euro, qualcosa così. E questi qua c'erano dei colori veramente carini, io non avendo mai provato niente ne ho preso solo uno, però c'era un verde acqua bellissimo, non l'ho preso perché ho un ombretto in polvere della Mua identico, quindi non mandava di riempirmi di sto cercando di smaltire un po' di prodotti, quindi insomma mi sono contenuta. Poi c'è un viola intenso molto bello, un celeste puffo bellissimo, un bianco satinato e un rosa oro, che ero un po' indecisa di prendere o no, però ho l'oro rosa di Neve Cosmetics e come colore non mi fa impazzire, quindi ho detto vabbè. Mentre questo bronzo, adesso è il mio periodo bronzo, mi piace tantissimo. Ora non so la durata né niente, tanto adesso esco, sto per uscire fuori, e dato che c'è il lucifero in agguato faranno 50 gradi, quindi vedrò quanto tiene, se va nelle pieghette, insomma farò proprio un test on the road. Allora, poi, che non c'entra più niente con... Ah, dell'Astra c'erano carini dei matitoni, ombretto, dei matitoni labbra. L'unica cosa è che quelli, evidentemente le persone lo aprono, non c'erano i tester, quindi lo aprono, lo richiudono e si sporca tutto e si rompe tutta la punta. E quindi c'erano alcuni che mi piacevano, ma non li ho presi perché, insomma, non mi attiravano tanto. Comunque no, come marca, devo dire che i prodotti che ho visto mi sono piaciuti molto. Ora vabbè, provo questi, poi magari cercherò a Roma uno stand. E se voi magari a Roma sapete dove la vendono, l'Astra, me lo volete scrivere in un commentino, mi fate un favore, così magari vado a dare uno sguardo. E se avete qualche prodotto Astra da consigliarmi, magari così, così vedo di provare qualcosina. Allora, dopodiché, fra i vari pennelli, pennellini, che vabbè, ovviamente non è che ci siano questi pennelli meravigliosi, però io uso tantissimo questi qua, che sarebbero dei spazzolini da mascara, ma io li adoro per pettinare le sopracciglia.
Oppure quando uso dei mascara molto pastosi lo uso per stendere bene tutto il prodotto, quindi insomma, su cui ho pagato 1 euro, mi pare, una cosa del genere. Era carino, ce l'ho anche della Elf, sono molto utili questi affarini, non so come si chiamino. Poi oltre all'Astra, allo stand dell'Astra, c'era anche uno stand della New York Color. Molto bello, molto ordinato. C'erano un sacco di prodotti che non riesco mai a trovare. Primo perché sono tutti incasinati, perché negli stand, nelle UPIM, nelle US la roba è tipo tirata, rotta, usata. Invece lì era tutto preciso. E quindi ho trovato questa linea di Kajal, che a Roma non ho mai visto, ma si vede che è nuovo e non è che ho girato da... Non si vede niente. Ecco. Vediamo un po'. Vabbè, comunque ve lo dico io, si chiama Kohl Kajal Eyeliner Pencil, questo qui lo 005, che è Starry Plum. Vediamo se questo riesco a metterlo a fuoco, se no ve lo scrivo. Se sentite delle fusa in sottofondo, non vi preoccupate, è tutto normale. E questo qui è una matita Kajal, eccola qua, ed è un color prugna, vorrebbe essere un color melanzana, quindi in realtà è una specie di base marrone con un bel po' di viola dentro, ed è quello che porto io comunque all'interno dell'occhio. Non so se si vedrà qualcosa, non scrive un granché, devo dire. Sulla mano sembrava... Ah no, questa non l'ho neanche potuta sbocciare perché erano tutte sigillate, non c'era il tester. Non è che abbia una scrivenza proprio esagerata, però il colore mi piaceva, il colore è particolare, mi piace comunque l'effetto, molto carino. E questa qui l'ho pagata 1 euro e qualcosa, 1,40 euro, 1,50 euro, non mi ricordo, però insomma comunque molto poco. E c'erano dei colori molto interessanti, c'era un argento molto carino, ma ho già una matita argento, non volevo insomma aggiungere un'altra. C'era bianca, grigia, però ce l'ho. Che altri colori c'erano? Ah, oro, dorata, ma ce l'ho. Quindi, insomma, l'unico colore che mi mancava di matita, comunque un colore particolare per me perché non ne avevo, è questa qui. Comunque, un colore del genere, dovrebbe farla anche la Neve Cosmetics. Quindi, se cercate qualcosa di EcoBio, la Neve Cosmetics dovrebbe fare una matita di pastelli che ha più o meno questo colore. Non vorrei dire una stupidaggine perché non ce l'ho, però mi pare di averla vista ed è un colore simile. E dopodiché ho voluto provare questo qua, l'Eyeliner Duet, sempre della New York Color, perché mi è piaciuta tanto la parte bronzo, come ho detto è il mio periodo bronzo. Questa qua è una matita molto più dura, però io ho fatto un macello perché c'è il nero in mezzo. Vabbè, ora è un po' sporchino, ma non ho capito perché lo fa. Ecco qui, è un color bronzo, ma c'è anche un po' di nero dentro. Non ho capito perché. Sì, comunque c'è del nero dentro la matita e non è perché l'ho sporcata. Boh, vabbè, non ho capito perché, però il colore mi piace. È la 884, si chiama Place in the Sun, ed è nera e bronzo. Anche questa l'ho pagata pochissimo. Io non so se riesco. Vediamo un po'. No, eh. Dai, che ce la puoi fare. Ah, evviva, ce l'abbiamo fatta. Eccola qua. Eccola qua. Dunque, la parte nera non è che sia una cosa scridentissima, ma neanche mi interessa perché non ho per niente passione per le matite nere. Ce ne ho tantissime e non le uso mai. Eccola qui, la nera. E questa è quella bronzo. Comunque il colore è molto carino, questa bronzo mi piace molto ed è quella che ho sfumato sotto. Ce le ho usate tutte, sì, ho usato tutte le cose nuove per farvi vedere. Qui sotto ho sfumato un po' di questa qua bronzo, sull'attaccatura delle ciglia, solo nella parte esterna, un pochino della nera sfumata. L'ombretto è quello waterproof di Astra. Sì? Vabbè, e basta, queste sono le cose nuove che ho voluto provare. E niente. Mi sa che mi sto muovendo dall'inquadratura qua e là, su e giù. Sì, perché sto per terra e intanto mi muovo. Bene, questi erano i miei acquisti vacanzieri. E ora, con il piacere di Lucifero, uscirò di casa. Come
così testo anche la durata di tutto ciò. Vi farò sapere. Un bacione e fatemi sapere se, ecco, se sapete dove trovare a Roma l'Astra. Baci, ciao ciao ciao.